So the husband had an affair with Doris Fletcher. Abbiamo già sentito i Fletcher, fra l'altro. Interessante che ci sia una... qualche altro problema fra queste due famiglie? Qual è il loro contatto esterno? Perché dovrebbe essere originata da loro la fonte del contagio? La domanda è molto interessante. Devo fare un disclaimer per questo episodio. Per problemi di driver, che per fortuna ho riconosciuto a metà episodio, insomma dopo circa un quarto d'ora di episodio, non avremo l'audio di gioco, quindi ci sarà un sottofondo musicale purtroppo, e la mia voce si dovrebbe sentire senza problemi. Mi scuso molto, purtroppo questo è un gioco che va a checkpoint, quindi non ho neanche modo di andarmi a recuperare il registrato e rifarlo, altrimenti lo avrei fatto. E... ragazzi, scusate ancora. Buona visione. Ci sono cacciatori di vampiri qui. Oh. Quindi pensano ci siano vampiri anche nel West End, interessantemente. Non che questo mi faccia molto piacere. Liscio. Dammi un po' di linfa vitale, grazie. Questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo, onestamente. E là? Un solo colpo? È un problema per quelle armi, ragazzo. Pessima scelta. Pessima scelta di armamentario. Questo non so perché pensavo fossero degli scellini, ma erano giustamente delle foglie. Ora. Ci mancano sempre parti per le armi che vorrei. Interessantemente qui... forse ci potremo entrare in futuro. Dead Inside... e non si parla di Walking Dead, semplicemente dei morti. O degli Skull, in effetti, quindi forse sono anche Walking Dead, dipende dal punto di vista. Per un attimo mi è parso... lasciamo stare. Dovremmo essere... ok, lassù. Prima però... e là? Anche qui immagino ci saranno forse degli Skull. Purifica la prima fonte del contagio. Capisco. Piuttosto insanguinato. Non che questo realmente ci stupisca. Darsi fosse il marito che si è trasformato. Le tracce di sangue sono abbastanza evidenti e vanno di là. Noi intanto faremo un classico detour. Erano molto ricchi, ma questo non ci sorprende. Nel West End. Leglon, Edmond Rostand, Doris Fletcher. Raya Garden Hall, direi uno spettacolo dell'anno precedente. Che diavolo? È un cappello? Piuttosto brutto, a mio avviso, ma non sono qui per criticare la moda dei tempi. Altri cadaveri. È come se qualcuno metodicamente avesse ucciso i vari membri della casa. Possibile. Qui c'è proprio
tanta cattiveria. Ma tanta. E si va di sotto. Non ci sono altre stanze. E però abbiamo altri cadaveri. E non credo sia uno di quei casi di omicidio-suicidio, vero? Penso che sarà ancora piuttosto, se non dico in vita, ma sarà ancora piuttosto mobile chiunque abbia fatto questo. Meglio curarsi. Lì. È qualcuno di legato ancora in vita? Qualcuno con cui stava giocando? O sta aspettando a noi? Piccola parte, peccato. Ora io non so se ci sarà tempo poi per esplorare di più dopo. Quindi nel frattempo do giusto un'occhiata. Ehi là? Si diverte! Come stavo dicendo, in realtà era piuttosto evidente che fossi ancora in grado di respirare quantomeno. Non ti ha fatto quasi nulla questo, vero? Vabbè, sei resistente a ombra e sangue. Beh, userò comunque entrambi. Quantomeno perché ti immobilizza. Ah, quasi, peccato. Anche se ci fa male, così la possiamo addentare la ragazza. E via, via, prima che esploda. Ok. Raccogliere informazioni, quindi questo era quanto fosse rimasto. Ah, che schifo. Lettera dalla scuola di recitazione Fletcher. Cara Elsa, è con grande gioia che confermo che questa lettera, con questa lettera, la sua ammissione nella mia scuola di recitazione in qualità di studentessa privata. La breve scena che ha avuto la gentilezza di recitare per me la scorsa settimana mi ha convinta che lei ha ciò che serve per diventare una vera attrice, spirito, intelligenza e coraggio. In qualità di studentessa privata, la seguirò personalmente nella sua preparazione. Durante queste sessioni intense sarà invitata a restare a scuola, dato che credo fortemente che l'immersione totale sia la chiave per liberare appieno le potenzialità dei miei studenti. Quindi la prego di ricordarsi di portare degli indumenti per la notte e qualsiasi cosa possa servire per trascorrere una settimana nella mia scuola. Cordialmente, Doris Fletcher. Una settimana? Mi sembra un po' poco. Questa Fletcher l'abbiamo sentita tante volte e inizia a puzzare. Puzzare di morte e inganno. E quella è la famosa porta da cui poi saremmo potuti uscire, immagino. Facciamo giusto un breve e rapido controllo del tutto. Esatto. Sono perfettamente d'accordo. E il tutto si trova nemmeno troppo lontano. Ma ci sono degli eventi o dialoghi? Abbiamo dei nuovi dialoghi. Sia con Swansea sia con Ashbury. Forse sanno qualcosa di questa famosa attrice e sono curioso di sentirli. Non ho ancora troppa necessità di andare a riposarmi e raccogliere un po' quanto ho appreso da questi scontri, ma quel momento si avvicina.
Per ora però sentiamo semplicemente cosa hanno da dire i nostri, quelli che voglio sperare siano, amici. Dove sarà la nostra amica Lady Ashbury? Piano di sopra? Per esclusione. Credevo. Ah, eccola, eccola. Come va il dipinto? Mi pare più o meno simile. Non so se ha messo forse qualche colore in più, non ricordo. Pessima memoria. Fra l'altro, sebbene la Dolores Fletcher sia, che poi chiamare qualcuno Fletcher, lo so cosa state pensando, lo so, ma non diciamolo. Questa Dolores Fletcher sembra l'anello mancante, ma potrebbe non essere lei il, tra virgolette, colpevole. Potrebbe essere comunque qualcuno di collegato a lei, però. Cioè? E come hai... cioè... potresti chiedermi una mano? Lo fanno tutti per cose anche piuttosto triviali, questo sembra abbastanza importante. Quindi, d'ora in poi per un po' non ti potremo trovare. Ok, davvero vorrei poter far di più. Quello che riguarda noi, addirittura? Oddio, infatti. Vorrei ringraziarti immensamente, ma a quanto pare non è un'opzione. Fa conto l'abbia fatto. Sarà interessante controllare il tutto. Hai avuto relazioni con artisti? Sarebbe stata un'altra interessante domanda, visto che spesso le cose si interlacciavano. Comunque, davvero, pare che si stia creando un qualcosa di sentimentale fra noi, senza che ci sia stato davvero nulla, oltre al fatto che la signorina ha dei problemi adesso a deambulare, perché la mia presenza la conturba, evidentemente. E è un'evoluzione del nostro percorso con Lady Ashbury che mi perplime. È un suo modo di avere un ascendente su di noi, e in realtà ci sta solo abbindolando, ci sta facendo intuire cose che non esistono, cosa che non mi stupirebbe, perché davvero siamo giovani, dei neonati. L'unica cosa di cui potrebbe essere davvero... ammaliata sarebbe cosa?
Il fatto che noi si abbia un sangue davvero potente, che si sia stati creati da un essere misterioso? O forse lei sa chi è il nostro creatore ed era in qualche modo ammaliata dal nostro creatore e non da noi? Molta confusione in merito. Novità, ci sono molte novità e forse lei ne sa qualcosa visto che è uno studioso. Interessante, vive proprio nel West End? Fatto sta che mi è stato proprio intimato di non rivelarti niente dei nostri dialoghi interni, altrimenti tu saresti stato fondamentalmente ucciso. Quindi eviterò di farlo quello possibilmente, ma. Bene, mi sono accorto a metà della registrazione che un driver avesse riaggiornato tutto l'audio mentre ero in corso, quindi si sentisse a me, ma non l'audio di gioco, fantastico. E quindi da ora in poi si dovrebbe risentire l'audio di gioco, chiedo immensamente venia, fortuna che me ne sono accorto quantomeno adesso e non alla fine dell'episodio. E avrò fatto anche, spero, un disclaimer all'inizio. Ora, continuiamo. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Okay. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Comodo così, molto comodo così. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult È proprio una circles. moda. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. All'elenco? But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Quindi, sangue nobile è tutto molto relativo. Tutto Thank you molto for your relativo. time, Edgar. Sì, grazie del tuo tempo, e ora andiamo a trovare Loris? No, Loris. Fletcher. Tu da solo? Ti sei anche arrabbiato? Resistente all'ombra? Sai cos'è più che altro? Che avrei bisogno di un po' di sangue. E niente, purtroppo. Come capita spesso, sei morto prima che potessi abbeverarmi. Che sembra un ragionamento banale. Ma ha delle implicazioni abbastanza gravi per me. A volte penso che davvero dovrei riposarmi, ma a ben pensarci, dare una notte di tempo alla guardia di Priven per tornare a ripopolare queste aree sembra comunque molto poco lungimirante. Preferisco muovermi con meno
Scomodi osservatori in giro. Locked. Un altro ingresso per il teatro. Ma per ora farò la cosa più banale di tutte e girerò attorno all'edificio, ma... Sì, non mi sembra la migliore strada, almeno non da questo lato. No, sono degli strani suoni nella notte, che ora sperabilmente non sarò soltanto io a immaginarmi nella mia testa, ma sentirete anche voi. Sarebbe davvero cosa buona e giusta. Forse da quest'altro lato, no, non è vero. Però qui abbiamo una galleria. Oh. Reclute. Che è il caso di... Resistimi. Bravissimo. Si vede che sei di un'altra pasta rispetto a quel bulk. Infatti. Nah. Tu invece... Non altrettanto. Non altrettanto. Ora, tutto questo non mi aiuta minimamente ad accedere al teatro. I cappellani sono molto più scomodi. E vorrei capire se almeno ha senso fare questo tipo di ricerca. Ah, forse. Partiamo così. È resistente all'ombra come sempre, ma... Questo in genere mi dà un bel vantaggio. Non abbiamo molta più... energia, ma... Ecco fatto. Ecco fatto. Ora... Se vi siete un attimo... calmati... Si può passare qui sopra? Forse qui un... Non sono affatto sicuro che fosse sempre accessibile quest'area, sapete? There's an open window on the second floor. Aha! I should be able to get in through that. Fantastico. E qui c'è un... Morto, molto morto. Uno di quelli che non si rialzano. Che forse è tra i miei preferiti. Tipi di morti, a meno che non si stia parlando di me. E i miei cari. It's locked, all right. È chiuso anche questo. Ah, ok. Mi era sfuggito questo particolare. Scuola di recitazione di Doris Fletcher. Quindi si trova esattamente sopra al teatro. Biglietto di un suicida. Il cadavere che abbiamo visto di sotto. Non riesco più a sopportare il dolore. È come se il mio corpo intero stesse andando in pezzi da quando quella stronza mi ha infettato. Attenzione. È da giorni che si nasconde in camera sua, dà ordini con dei bigliettini e fa le prove solo di notte. Ho assistito a una delle sue cosiddette prove. Cammina sul palco piena di rabbia e di odio, sputando e lamentandosi della sua bellezza che sta svanendo. La stronza è infetta, marcia fino al midollo. E ha intenzione di infettare tutti in questo posto. E poi l'intera Londra. Il suo prossimo spettacolo non sarà prima di dicembre. E per quel tempo tutti i dipendenti del teatro saranno suoi servi obbedienti. Costretti a lavorare alle sue macchinazioni diaboliche. Sono certo che abbia trovato un modo per contaminare il nostro cibo o l'acqua. Visto che abbiamo iniziato ad ammalarci e a trasformarci dopo il pranzo che ha organizzato per noi lunedì scorso. Voglio che chiunque trovi questa lettera sappia che ho deciso di suicidarmi solo per scappare da questo luogo, che è diventato un vero e proprio inferno. Che Dio abbia pietà di me e della mia anima immortale, dal momento che ho rifiutato di essere complice di questa malvagità. Ok, allora nessun dubbio, non è qualcuno di collegato a Dolores Fletcher. Perché continua a chiamare Dolores? È Doris Fletcher. Woe to you, nations of... For in front of you stands the tall queen.
You can but lower your head. Fit only to... Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Da sotto. Forse prima di incontrare Doris avrei dovuto riposare, vero? Questa è un'opzione molto probabile, ma... Oila! Non pensavo ci fossero... no, colpa mia. Altri abitanti, ma sì, ce l'avevano detto che erano stati tutti convertiti ormai. Oh, sì, è vero, esplodono. È vero, esplodono. Allora, che nessuno di esageratamente forte. La vediamo e... But when you burn and die, she will rise and be queen again. Non posso selezionarla come bersaglio, purtroppo. Woe to you, nation. È un vero peccato. Sarebbe stato interessante attirare la sua attenzione, quantomeno, ma... non è cosa. Sembrava davvero di un'altra risma rispetto agli Skull che conosciamo. Non so se è per il suo vestiario o se c'è qualcosa di più. Vecchio diario di Doris Fletcher, 17 agosto del 1918. L'ho vista in carne e ossa. La strega dei miei incubi dell'infanzia. La stronza che mi ha torturato per anni. L'ho vista e ho tremato. La sua voce, il suo viso. Sapevo che era in quell'ospedale. Sapevo che era malata e volevo vederla soffrire. Mi sono anche reinventata, sarò diventata un'attrice famosa, avrò cancellato quegli anni disgraziati dalla mia memoria, ma non posso dimenticare di essere sua figlia. Quando ho visto il suo corpo fragile in quel lettino, sofferente, malata, sconfitta, ho dovuto nascondere le lacrime perché mi stava guardando. Mi ha riconosciuto, ha visto l'odio nei miei occhi e ha sorriso. Mia madre con quel corpo pallido come un cadavere, e la cosa peggiore è che non ho provato nessuna soddisfazione nel vederla soffrire così tanto. Il peggio non è stato ricordare improvvisamente le percosse e gli abusi, no, il peggio è stato riconoscere l'odio che sentivo nel mio cuore quando mi guardava, poiché era lo stesso odio che vedevo nei suoi occhi. Perché alla fine non posso sfuggire al fatto di essere tua figlia, siamo uguali, mia madre e io. Una storia molto triste, parrebbe. Ma che non giustifica quello che sta facendo. Questo è sicuro. E abbiamo trovato un campione di sangue robusto che ci potrebbe servire, ma fino a un certo punto, considerando quanto ci stiamo curando. Qui abbiamo visto che ci dovrebbero essere un altro po' di Skull a guardia, ma dobbiamo scendere ancora di più. Abbiamo una visione migliore ora? Cioè, tecnicamente qui il biglietto costerebbe di più. Molto triste. Un palco vuoto. Nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. Fit only to smirk at her soiled. Alas, poor Doris, I knew her well, and many can testify. È davvero una folle, direi. Di qua si può scendere. Dopo ce lo prendiamo volentieri. E si scende anche di qua. I cannot enter. Oh. Oh, ci sono più strade? E questa va diretto. Who are you? You who dared enter my realm.
Are you here to worship or mock me? Nessuna delle due. To put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her fight. Un'altra utilizzatrice di Saber. Your blood will hear and obey, for your queen commands. Non gli ha fatto quasi nulla? Interessante. Molto interessante. Resiste al morso. E qui non ho eliminato gli altri. Era un livello 1 ma esplodeva. Ok. Che diavolo ha il suo braccio? Pensavo fosse una gobba, ma no. Un attimo. Oh, sapevo che sarebbe stata brutta. Un attimo che... Si fermi, si fermi. No! Lo sapevo. Sì, il Children of the Night. Un secondo perché... Quello esplode, ma noi ci togliamo, grazie. E questo? My children, my beloved, die for the love of me. No. No, devo togliermi, devo togliermi, devo togliermi. Oh, diavolo. Non penso gli abbia fatto davvero male quell'esplosione. Vai giù. Ok. Sempre piccole parti, ovviamente. I beg you, wait. What? I don't want to die. Ah no? And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, doctor? Lei ha dei grossi problemi. No, my dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. Oh, diavolo. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? Suppongo di sì. You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! Ah! Farewell, Doris. Addio. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. Oh, diavolo. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation.
I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Ritirata strategica, sì. Ritirata. I should probably leave the theater right now. Sono d'accordo. It's locked, all right. Ok. The West End should be safe now. But London is not. Decisamente no. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. E di là si poteva uscire, ma qui cosa abbiamo? Nuovo diario di Doris Fletcher. 24 ottobre del 18. Presto tornerò sul palco dato che ho quasi finito le prove. I miei servi sono radunati intorno a me, pronti a eseguire ogni mio ordine. Presto il mio pubblico tornerà, pronto ad applaudire la mia arte. La giovane, la magnifica. I miei spettatori sono sani, torneranno dalle loro famiglie, nelle loro case bellissime e alle loro vite felici. Entusiasti del mio spettacolo, sorpresi del mio travestimento, toccati dalla mia grazia. Il mio lascito infettivo diffonderanno la malattia uno a uno e si trasformeranno. E io sarò di nuovo la loro adorata regina. E non mi perdoneranno mai. E io avrò la mia vendetta sul destino sporco e ingannatore che si è preso gioco di me. Fra l'altro, davvero è stata una mutazione molto strana la sua. Molto, molto strana. E usciamo da qui. Usciamo da qui. He's dead. I need to leave now. Ora, mi vogliono morto nonostante quello che McCullen ha detto, cioè che non ho nulla da temere, bla bla bla. Ma ho dei dubbi che ci lasciano andare così tranquilli. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Contagio attraverso la pelle sì che è disturbante. Diavolo. Selezione innaturale. Riferisce a Lord Redgrave. Lo faremo sicuramente. Ma prima di questo forse veramente adesso è il caso di riposarsi un attimo. Le nostre camere. Non penso di aver requisiti per fare grandi avanzamenti, ma intanto controlliamo. Con controlliamo intendevo anche le armi, anche se so che non ce la dovremmo poter fare. E sbagliavo clamorosamente. E come abbiamo detto, stordimento aumentato. E forse avremmo dovuto fare addirittura tre stordimenti e due danni, ma per ora va così. E sarebbero soldi, ma ricicliamo un po' di roba che fa sempre bene. Anche perché presto dovremo fare altre cure e altre simili quisquilie. Perché stando per dormire, immagino che molte altre persone si stancheranno o staranno male. Ma lo scopriremo a breve. Allora, tecniche che sento di voler migliorare, abbiamo questa che è molto bella, molto comoda, ma quando la barriera scompare esplode e infligge danni, oppure assorbe più colpi, la durata è sempre 5 secondi, ma qui si può aumentarla, costa tantissimo, qui sono i danni che fa dopo che esplode, assorbendo sempre solo 2 colpi. Danni da sangue, che è sempre una cosa per cui noi facciamo poco danno al sangue. Direi di andare su questo ramo. Rimaniamo su 150 però. E qui 4500, è davvero una spesa importante.
Qui aumenta il danno da stealth, cosa che noi usiamo troppo poco quell'abilità, per cui spendiamo. Iniziamo a essere stealth con un motivo. Facciamolo. Rendiamo il tutto intrigante. Poi, qui siamo al massimo. Il danno da morso in realtà ci si potrebbe lavorare un poco. Con un poco intendo per tutto quello che ci è rimasto. Molto danno da morso adesso. Abbiamo aumentato lo stordimento, quindi speriamo che ne valga la pena. Vediamo cosa succede ai quartieri. Speriamo nulla di troppo grave. Ok. Ok. Qui non siamo andati troppo male. Quindi West End stabile. Whitechapel in salute. Pembroke in salute. Ok. Ok. È ancora critico, ma è migliorato. E questo è tantissimo. Abbiamo un raffreddore, due raffreddori. E basta per quello che sappiamo. Abbiamo ancora svegliate persone sconosciute, che in realtà l'abbiamo visto ma non ci abbiamo ancora parlato. Oddio, non tutte abbiamo visto. Qui abbiamo ancora uno sconosciuto, vai a capire dove si è cacciato. Due raffreddori. Pensavo molto peggio. Chissà. Forse Londra sopravvivrà.